Ragazze, allora scusatemi, lo so, sono sparita, non ho avuto più tempo di registrare nemmeno un video, mi dispiace tantissimo, però insomma sono tornata e col nuovo video di questa settimana, speriamo che ce ne siano altri insomma a seguire. Allora, innanzitutto volevo assolutamente ringraziarvi perché comunque ho visto che mi avete seguito, avete guardato i video che avevo già pubblicato. Per chi non mi conoscesse, io sono la Rovi e mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi su Instagram, mettete like, insomma fate tutte quelle cose che vi dicono di fare tutti se vi piacciono ovviamente i miei video. Allora, oggi un video dedicato alla skincare. Allora, partiamo dal presupposto che io non sono, come posso dire, super fan. Io, come vi ho già detto tante volte, col trucco sono con tutte le cose da mettersi in faccia, cioè non mi piace avere troppa roba sul viso. Però devo dire che da quando mi dedico alla skincare, la mia pelle sta molto meglio. Allora ho detto perché non l'ho fatto prima. Allora, ho qui qualche consiglio da darvi, soprattutto perché ci troviamo, diciamo, nella fase del cambio di stagione, quindi mentre d'estate, per esempio, insomma, con la pelle abbronzata vanno tantissimo le creme idratanti e, diciamo, sostanziali magari problemi non ce ne sono, anche perché l'abbronzatura aiuta a coprire le imperfezioni, invece, diciamo, quando inizierà ad andare via un po' l'abbronzatura, c'è il cambio di stagione da freddo, cioè da caldo a freddo, insomma la pelle un pochino ne risente, o almeno la mia. Quindi, insomma, sono qui per dirvi che cosa utilizzo io e con cosa mi sto trovando abbastanza bene. Tenete presente comunque per tutti quelli che guardano il video che ho una pelle, diciamo, mista. Però in realtà, cioè, certe volte penso che sia secca, che non ci ho capito niente, quindi diciamo che è mista, zona T, e il resto del viso abbastanza secca. Quindi vi dico un pochino che cosa faccio. Allora, diciamo che quello che vi faccio vedere vale sia per il giorno che per la sera, con l'unica eccezione che io faccio la doppia detersione la sera e non la mattina. Quindi partiamo da detergere il viso numero uno, cioè ormai lo stanno dicendo tutti in tutte le lingue, ma ci hanno ragione gli esperti del settore che dico lavatevi la faccia, lavatevela bene, e hanno assolutamente ragione. Infatti io da quando sto facendo la doppia detersione devo dire che la pelle è molto più pulita, cioè ho meno imperfezioni, meno punti neri, meno sebo che va a destra e a sinistra. Devo dire che il viso è decisamente più chiaro e tenuto meglio. Quindi, cosa uso per la doppia detersione? Allora, olio denso dell'Estetista Cinica, ve ne ho già parlato in altri video, questa è la mini size, è un olio che si utilizza a pelle, diciamo, asciutta, quindi voi anche per struccarvi va benissimo. E, tipo, ecco, io dopo vado in bagno, ho la faccia così, sono un po' truccata, metto questo sulle mani, spalmo tutto e con un panno in microfibra imbevuto d'acqua tolgo tutto quello che c'è sul viso. Dopodiché uso invece per lavare bene il viso e risciacquare, diciamo, bene tutto un detergente. Io in questo periodo sto usando questo di Dr. Klein, che è questo Unique Soap. È un detergente delicato, ma devo dire molto molto buono e anche struccante, quindi mi aiuta casomai, insomma, l'olio lasciasse qualche residuo. Tendenzialmente no, però comunque questo è il detergente che sto utilizzando, vedete, quasi finito, mi sto veramente trovando bene. Dr. Klein lo trovate, se non sbaglio, o online o comunque in farmacia, mentre l'olio denso lo trovate o nei corner dell'Estetista Cinica, che si chiama Vera Lab, oppure sul sito di Vera Lab. Costi assolutamente abbordabili. Poi se prendete la mini size dell'olio, mi pare che costi sui 15 euro, non lo so, qualcosa del genere. E anche il detergente intorno, insomma, ai 15-16 euro. E quindi questo la sera, la mattina uso soltanto il detergente. Poi, passata la detersione, cosa faccio? Allora, ci sono dei giorni in cui utilizzo lo scrub, non sempre,
E lo faccio, diciamo, un paio di volte a settimana, forse lo scrub, non di più. Scrub viso. Questo è il Gentle Scrub di sempre di Vera Labbra, estetista cinica. A parte il packaging, guardate che carino. Qui ho tutti i punti del sito, quindi va bene. E però vi faccio vedere quanto è carina la scatolina. Non so se si vede niente. Ed è uno scrub veramente delicato, la profumazione è buonissima, ne uso veramente poco e vi dura un sacco, insomma. Questo qui forse c'è il prezzo, sì, l'ho pagato 18 euro e anche questo lo comprate o diciamo nel sito dell'estetista cinica Vera Lab o nei corner. Allora, lo scrub secondo me in questo periodo è particolarmente adatto perché insomma tutto l'abbronzatura che va via, quindi questa impurità, tornare in città, lo smog, eccetera, eccetera, devo dire che questo usato 2 volte a settimana è perfetto. D'estate, per esempio, lo scrub lo utilizzo raramente. Poi, passata diciamo la fase detersione, sera utilizzo praticamente sempre, non sempre, diciamo un bel 4 volte a settimana, la eye cream, Brightening Eye Mask, non è cream, è mask, e che è appunto una maschera sempre dell'estetista cinica, contorno occhi, che è una bomba, ragazzi, cioè io l'adoro questa maschera, è proprio una maschera come se fosse viso, però va applicata soltanto contorno occhi. Vedete, una maschera proprio semplicissima. Adesso fa riflesso la luce, però bianca, classica, senza niente. Però devo dire che aiuta a distendere il contorno occhi. Io la metto tipo la sera verso le 9, la tolgo tipo a mezzanotte prima di andare a dormire, che praticamente non c'è rimasto più niente, però aiuta tantissimo a idratare il contorno occhi e io mi trovo veramente bene con questa maschera. Oppure, sempre la sera, non capita sempre, però diciamo spesso sì, perché mi piace, e metto qualche maschera. Questo è il mio beauty maschere, però volevo farvi vedere quelle che sto utilizzando in questo periodo, che mi stanno piacendo un sacco. Allora, ho già utilizzato, infatti ne avevo comprate due, questa maschera idratante e Pumpkin Face Mask. Questa l'ha fatta Sephora, diciamo per credo il periodo di Halloween, infatti alla zucca, ed è idratante. Allora, io le maschere troppo idratanti non mi piacciono perché mi fanno venire i brufoli. Questa qui l'ho utilizzata ed è perfetta, idrata il viso, è chiaramente una maschera come posso dire, di quelle non in crema, come si chiamano, le maschere in stoffa. E devo dire che è veramente veramente buona, mi è piaciuto un sacco. Altre sette di maschere che mi è piaciuto tantissimo sono sempre di Sephora, sempre diciamo in stoffa, in tessuto, e sono la maschera all'aloe vitamina E, la maschera e questa qui mi pare che sia sempre tipo idratante, sì. Poi abbiamo l'anti-pollution, quindi anti-inquinamento, alla vitamina B3, che questa è buonissima anche, e questa maschera alla vitamina C. La vitamina C tendenzialmente serve per diciamo, ristrutturare un pochino la grana della pelle, togliere le eventuali macchie che sono state magari causate anche dal sole, e devo dire che queste maschere mi stanno piacendo tantissimo. Vediamo se c'è qualche altra mascherina che ho comprato, diciamo, in questo periodo e che mi sento di consigliarvi. Direi di no, perché le altre sono. Ah, ne ho una, l'acido ialuronico. Devo provarla. No, direi che sono queste, diciamo, le maschere che sto utilizzando di più in questo periodo. Le altre sono già, insomma, vecchie. Poi magari se volete un video solo sulle maschere che utilizzo, fatemelo sapere nei commenti. E altre cose che sto utilizzando in questo periodo sono ovviamente, dopo aver fatto detersione, dopo aver fatto eventuali scrub e maschere, ovviamente la crema.
Allora, al mattino sto usando questa qui di Dr. Klein, che è un anti-aging, è una crema veramente leggerissima, non particolarmente corposa, tra l'altro dei microgranuli azzurri, non so se li vedete, forse un pochino sì, dei microgranuli azzurri che non so a cosa servano, però è una maschera veramente buonissima, nel senso che mi idrata il viso, è ottima come base, non mi lascia la pelle troppo, come posso dire, appiccicosa, non è una crema nutriente, ecco, è un idratante, direi, è buona, ottima, mi piace. Il prezzo, tra l'altro, è anche un pochino alto, nel senso come crema non è economicissima, diciamo in quella media, mi pare di averla pagata intorno forse ai 40 euro, quindi diciamo non è carissima ma nemmeno economica, e questa per quanto riguarda il mattino. Invece la sera sto usando la Wonder Sea Cream, che è una crema antiossidante alla vitamina C, sempre dell'estetista cinica, e devo dire che mi sta piacendo molto. La utilizzavo, diciamo, nel mese di settembre, sia la mattina che la sera, però usarla troppo, secondo me, non, sulla mia pelle, insomma, dà problemi, nel senso che poi mi esce ogni tanto qualche imperfezione. Invece devo dire che usata soltanto una volta al giorno è perfetta. Io normalmente la utilizzo la sera e devo dire che, insomma, fa il suo dovere. Anche questa, appunto, essendo alla vitamina C, ristruttura un pochino la grana della pelle, toglie le eventuali macchie e, diciamo, toglie quel grigio al viso. Non so se insomma capite quello che voglio dire, però insomma fa il suo lavoro. Io la, i prodotti dell'estetista cinica, come avrete capito, li consiglio caldamente. Poi sto usando sia mattino che sera anche la crema contorno occhi, questa è la Zero Blue, sempre dell'estetista cinica, è la mini size, cioè no, non credo che non sia la mini size, è la size normale, però quella contorno occhi è piccolina. Cosa penso di questo contorno occhi? Sì, sono entusiasta? No, io la crema contorno occhi della mia vita ancora non l'ho trovata. Diciamo che questa forse la faccio passare, nel senso che rispetto ad altre creme che ho utilizzato, che ho detto assolutamente no, questa tutto sommato fa il suo compito. La ricomprerò, non lo so. E poi diciamo che questo vale per la sera, mi tolgo questo sfizio e applico questo, diciamo, mascara trasparente di Face Dimitru del naso, e che è un mascara, vedete, così bianco, che va applicato, diciamo, sulle sopracciglia e sulle ciglia, e dovrebbe avere appunto un effetto, come posso dire, di rinfoltimento del pelo. E però dirvi che lo sto utilizzando, diciamo, da un po'. Devo dire che le sopracciglia le trovo un pochino più folte, le ciglia, dirvi che mi si sono allungate di 2 chilometri, no. Però continuo ad usarlo, vi farò sapere. Questo era appunto il Nourishing Mask for Lash and Brows di Faceday. Conoscete qualche prodotto del genere più utile? Non lo so. Vi farò sapere, insomma, tra magari un mesetto, quando finirò di utilizzarlo per un periodo un pochino più lungo, con più costanza, e vi farò sapere i risultati. Allora, ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che i consigli vi siano stati utili. Ovviamente, se avete domande o volete chiarimenti, scrivetemi nell'info box e mi raccomando, fatemi sapere se volete altri video di questo genere. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!